Salve a tutti amici di YouTube, eccoci qui in un nuovo video. Volevo inaugurare la nuova rubrica Retro Deck Profile con il Chaos Dragon di marzo 2012. Quindi, bando alle ciance, cominciamo con il deck profile. Quindi, doppio Red Ice, ecco così si vedono. E niente, diciamo che è il cuore del mazzo, uno dei draghi più grossi mai creati nel gioco di Yugi. Ormai è limitato, ma vabbè. Poi, tipo Light Pulsar, triplo Dark Flare, non mi pesa per niente triplo Dark Flare, anche perché posso fare Xyz livello 5 facilmente. Poi, doppia Viverna e Monodad. Questo era il reparto drago. Tripla Tour insieme a Sangan, il piccolo Sangan che ormai è bannato, povero. Condoglianze. Monogorz, doppia Trago, poi Mono BLS e due Sorci. Reparto Lightsurn, tripla Laila e triplo Raikou. Una sola truppa della carta. E come trap end trap, come diamone si chiamano, non ricordo, due Maxi e due Veiler. E qui abbiamo la mia ragazza che ride, vende, faccia, deck, profile, ok, e non capisce un tubo. Mono Fusion, ecco, metto più avanti se no non si vede. Questa maciniamo i 5 draghi e... Ah, che bello, fanculo alla Foolish. Che ridi? Non sai manco che è la Foolish. Mi guarda storto. No, lo sa, scherzo. Tripla Solar, Mono Brigata, Alio, Ivistor, Larkor e Reborn. Passiamo infine all'extra. Mettiamo qua che figo. Prende. Boh. Catastor, Brionac, Black Rose, Scrap, Stardust. Questi come sincro. Xyz, Leviathano, Evie, Zenmanes come rango 3, rango 5, Adreus, Tiras e Volcasauro, un Atum, un Gaia e un Bouncer. Vabbè, ovviamente fai feed Dragon per la fusion. E niente ragazzi, questo era il mio primo retro deck profile. Ne farò altri e penso che farò Turtengu Plant o Agent o anche GB, non lo so. E niente, lasciate un mi piace, un commento su qualche decklist che volete, sulle banned vecchie magari. Iscrivetevi al canale, arrivederci al prossimo video.